È stata una partita a strappi, ci aspettavamo sicuramente una Rimini offensivamente molto performante con i suoi tiratori. Abbiamo avuto un approccio alla gara non come l'avevamo preparato, troppo morbido dal punto di vista fisico. Nel secondo quarto abbiamo subito 24 punti spendendo un fallo. C'era già successo nel recente passato, è vero che eravamo con un roster, diciamo così, inizialmente difficile, però non può essere un alibi nel non spendere falli, bisogna avere fiducia nei compagni, bisogna avere fiducia in quello che si è preparato. Siamo comunque riusciti ad avere dei buoni momenti durante la gara, non l'abbiamo mai presa in mano definitivamente, anche loro hanno preso dei vantaggi che siamo sempre riusciti a rintuzzare. Il problema è stata la continuità all'interno di questa gara, non siamo riusciti ad avere continuità nei 40 minuti, abbiamo subito oltremodo il loro gioco interno, soprattutto con Johnson, abbiamo fatto fatica a contenerlo e poi colpevolmente gli ultimi tre tiri da 3 punti, a parte l'ultimo dove Moraschini è scivolato. Dovevamo avere la lucidità di togliere questo tiro, di provare magari a buttarlo dentro, andando anche a rischiare magari un tiro da 2 punti e non abbiamo avuto la forza mentale di fare questo. Poi nell'ultimo minuto e mezzo abbiamo giocato due o tre situazioni, neanche male, però non siamo riusciti a fare quel canestro che probabilmente avrebbe chiuso la gara. Partiamo proprio dal finale. Avevamo 5 punti a 1 minuto dalla fine, ci siamo trovati a 36 secondi dalla fine con 2 punti. Non siamo riusciti a creare una situazione di gioco da sotto in realtà, o comunque una soluzione per andare a cercare una soluzione che magari poteva permettere 2 tiri liberi. Ma sì, abbiamo sbagliato le ultime 3 azioni offensive, siamo riusciti di queste 3 a creare un tiro normale e invece un tiro contestato, purtroppo non siamo stati efficaci, non abbiamo realizzato una di queste 3 azioni che probabilmente ci avrebbe dato quell'ossigeno per gestire il finale di gara. Inutile adesso colpevolizzare i ragazzi, e purtroppo questa cosa ha pesato e dall'altra parte ci sono scappati questi 2 tiri che loro hanno fatto anche in maniera difficile, a parte, ripeto, l'ultimo dove Riccardo è scivolato e quindi Tomasini si è trovato libero. È chiaro che poi quando arrivi in un finale punto a punto ogni cosa può fare la differenza. Ti aspettavi di subire, soprattutto sotto i rimbalzi, così tanto, 43 a 31? È da agosto che subiamo i rimbalzi, però abbiamo altre armi per sopperire a questa nostra caratteristica. È chiaro che gli avversari oggi sono stati bravi a lottare, ad andarci. Noi un pochettino facciamo fatica a livello di struttura per come siamo costruiti, però ci sono state partite dove abbiamo dimostrato di poter quantomeno, se non vincere, pareggiare la lotta al rimbalzo. Oggi così non è stato. È anche vero che abbiamo avuto però delle statistiche a nostro favore, come i 15-16 tiri in più rispetto agli avversari. Non è stata una di quelle partite dove abbiamo segnato, diciamo, con facilità. A un certo punto nel terzo quarto ci siamo anche intestarditi prima di un mio timeout nel tirare troppo da 3 punti, andando un po' dietro quella che è la natura individuale dei nostri giocatori. Sono tutti aspetti che conosciamo del nostro gioco. Oggi ci è scappato più di qualcosa, ma credo che la parte, diciamo così, che più ci ha messo in difficoltà è l'espressione dell'energia che è andata ed è venuta e non siamo riusciti ad averla da tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Lo hai già detto tu nella tua analisi di commento, sul fronte difensivo, 13 falli spesi in tutta la partita, di cui uno solo nel secondo quarto, ed è appunto una cosa che purtroppo non è nuova. No, non è nuova, ne abbiamo anche parlato adesso nello spogliatoio, lascia il tempo che trova, questa era una partita che si poteva e si doveva vincere, purtroppo non è andata così, capita, bisogna rimboccarsi le maniche, andare domenica chiusi e recuperare questi 2 punti persi e farci trovare al meglio per le Final Four di Roma, che chiaramente adesso sono un obiettivo che arriva dopo chiusi, ma sono già un obiettivo nel mirino. Purtroppo questa partita ci è colpevolmente scappata, ovviamente colpa
è da dividere a tutti, mi prendo ovviamente anche le mie responsabilità. Il fatto di spendere falli per non far entrare in fiducia gli avversari è una cosa che non sempre ci viene bene, ci è venuta bene qualche volta, ci è venuta bene quando probabilmente, essendo al completo, i ragazzi si sentivano di avere le spalle coperte. Non può, come ci siamo detti, essere un alibi, fa parte del gioco in questa cosa qua, con l'arrivo della parte finale della stagione chiaramente dobbiamo essere molto molto più attenti. Buonasera coach. Buonasera. È successo più volte che il primo quarto, soprattutto qua ad Esio, fosse difficile, cioè vi siete sempre trovati in difficoltà nel far canestro e soprattutto avete subito tantissimi punti. Arrivati a questo punto della stagione, ormai siamo a praticamente metà della seconda fase, vi siete dati una risposta sul perché non riuscite a entrare nella partita? È una cosa che capita, non è capitata sempre, ma come giustamente dici è già capitato e quindi è una cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Diciamo che il nostro approccio a livello di energia è sempre l'approccio di una squadra che usa i primi minuti per entrare in partita. È chiaro che bisogna diventare molto molto più solidi, molto più aggressivi e cercare soprattutto di non far entrare in fiducia gli avversari, quindi è un aspetto chiaramente da migliorare. Non è stato un primo quarto pessimo, è stato un primo quarto giocato in maniera un po' troppo aperta, questo sicuramente. Oggi abbiamo rivisto Luca Cesana per qualche minuto nel corso del primo tempo. Come sta? Cioè fisicamente quanti minuti ha nelle gambe Luca in questo momento? Non avrebbe dovuto giocare oggi, okay. Però firmo Berdini, che è l'altro nostro ball handler, non era sicuro l'utilizzo di Nikolic, che anche oggi ci ha dato una mano e non è neanche andato male, però sono 2 settimane e mezza che non si allena. Ho chiesto personalmente a Luca di stringere i denti, l'ho messo nei primi 2 quarti perché avevo bisogno di allungare un pochettino le rotazioni. Adesso vediamo qual è la sua reazione al ritorno in palestra martedì e spero anche per lui, perché se lo merita, ma anche per noi perché ne abbiamo bisogno, che da oggi in poi possa cominciare il suo campionato. Grazie, buonasera.